Presidente, 120 anni dalla fondazione, oggi date il via con il Vescovo Marino, cosa verrà organizzato in queste settimane? Questo è il primo momento dei nostri 120 anni, oggi è proprio il giorno che nel 1889 nasceva il nostro sodalizio, la nostra pubblica assistenza. Oggi è una cerimonia che definirei più interna, dove la nostra gente si riunisce qui stasera e insieme al Vescovo sarà presente anche il Sindaco. Auguriamo a noi stessi e alla città tutta questo importante momento. Successivamente avremo dei momenti, come è nel nostro costume, di incontro con la città nell'isola pedonale, in via Paleocapa, dove ricordo a tutti è un momento importante anche di trovare fondi, risorse. Abbiamo, come vedete lì dal cartello, la nostra lotteria per Gratta la Croce, Scopri la Croce, per i nostri 120 anni, che il contributo sarà devoluto per l'acquisto di una nuova ambulanza. Il momento clou sarà il 15 di giugno in Piazza Sisto, dove insieme sempre alla città e alle altre consorelle della zona festeggeremo di nuovo questo momento, ci sarà premiazione dei militi e quant'altro. Poi vediamo se nel periodo fino agosto, primi di settembre, riusciamo di nuovo ad avere un momento di conviviale, ma anche di valore per quello che il volontariato e la pubblica assistenza Croce Bianca di Savona rappresenta. Non è facile riassumerlo in poche parole, però io credo che quello che i nostri soci fondatori hanno fatto 120 anni fa è completamente attuale oggi. È diverso nella professionalità, è diverso nella forma, è diverso nello stile, ma nei sentimenti, nel valore di collaborazione e di soccorso nei confronti degli esseri umani, a prescindere dal loro colore, dalla loro religione, dalla loro formazione politica, sono convintissimo che sono valori che rimangono attuali anche dopo 120 anni.